Capitan Vallotto, oggi c'è da essere fieri di questa squadra e di queste compagne che hanno dato tutto sul terreno di gioco del Pordenone. Purtroppo è arrivata una sconfitta, ma questa è la strada su cui proseguire il proprio cammino. Sì, abbiamo fatto un'ottima squadra, cioè, un'ottima partita. Purtroppo il risultato è stato negativo, anche per un errore mio. Però siamo sulla buona strada, dai. Ecco, questo è stato un gruppo che è stato capace di isolarsi dai problemi esterni e di fare quadrato intorno a sé. Sì, abbiamo lasciato fuori tutti i problemi, tutte le cose che non vanno, siamo riuscite a entrare in campo con la testa giusta, a non pensare a niente oltre alla partita, e si è visto perché abbiamo fatto veramente bene. Sì, oggi ce l'abbiamo messa tutta, ma sfortuna e stanchezza alla fine ci hanno fregato a quanto pare. Impressioni avute dal campo? Questa è una squadra che ha vissuto una settimana difficile, vi siete guardate negli occhi già prima della partita contro la Torres, si vedono i risultati, adesso bisogna pensare con fiducia al futuro perché la squadra c'è. Sì, la squadra c'è, oggi l'abbiamo dimostrato anche se purtroppo è andata male, ma abbiamo giocato bene e se continuiamo a giocare così prima o poi anche la fortuna sarà dalla nostra parte. Sì, il primo tempo l'abbiamo nominato, l'abbiamo chiuso in vantaggio, finalmente abbiamo trovato gli equilibri in tutti i ruoli, abbiamo trovato il gol, abbiamo preso i due gol per sfortuna, sempre uno su calcio piazzato e l'altro su azione molto fortuito. Noi siamo unite e sarà questa la nostra arma in più. Sì, oggi abbiamo avuto la consapevolezza di potercela giocare con tutti e di salvarci, e ce lo meritiamo anche, credo, dopo oggi. Meritavamo chiaramente, infatti siamo molto dispiaciute per questo, però dimostriamo di essere una vera squadra sia in campo che fuori dal campo e faremo molto bene nel futuro, siamo sicure di questo. Sì, è stata una partita molto combattuta, abbiamo lottato fino alla fine e comunque siamo uscite dal campo a testa alta e questo è stato il secondo passo verso la direzione giusta. Sì, ho trovato un gruppo che aiuta le nuove ad inserirsi e quindi mi trovo bene, poi le conosco già da tempo e sono pronta per quando il mister mi chiamerà ad entrare, anche se oggi non sono entrata, però meritavamo di vincere, ho visto che abbiamo lottato fino alla fine. Noi oggi contro il Pordenone credo che abbiamo dato tutto quello che avevamo e questo è stato anche grazie a una compattezza nello spogliatoio che pian piano si sta formando e abbiamo dimostrato di poter essere all'altezza della Serie A. Sì, siamo un bel gruppo all'altezza appunto di questo campionato, dispiace per i tre punti perché abbiamo fatto un'ottima partita, sicuramente meritavamo almeno pareggio, abbiamo sbagliato diverse occasioni e dispiace. Ecco, il tuo rientro ha aggiunto qualità alla squadra, dispiace per l'occasione sprecata nel finale. Sì, per me è una cosa positiva comunque essere riuscita a giocare 90 minuti, dispiace per il gol, prossima volta. Con oggi abbiamo capito tutte quante che l'importante non è chi parte dalla panchina o chi parte titolare, ma l'importante è che chi entra dia al massimo minuto per minuto. Sì, io credo che oggi non solo io ma tutte abbiamo dato veramente tutto quello che avevamo, l'unica pecca è che non sono arrivati 3 punti, però se bisogna prendere il positivo è un buon punto di partenza, però ora dobbiamo cercare di fare ancora meglio. Adesso c'è la convinzione di affrontare il Brescia in crescendo questa squadra, sappiamo che le rondinelle sono una rosa qualitativamente superiore a quella del Torino, con molta più esperienza, lottano per lo scudetto, però si inizia sempre da 0-0 e questa squadra ha dimostrato di saper soffrire, lottare e di saper anche imporre il proprio gioco. Ma sì, non sarà una partita facile naturalmente, però noi ci giocheremo anche questa come abbiamo sempre fatto fino adesso e cercheremo di fare una buona partita. La dedica del gol va a tutta la squadra perché oggi
usciamo dal campo convinte che siamo ancora di più una squadra, più di prima, siamo più unite e in campo si è visto proprio questo oggi, anche se diciamo che è una sconfitta meritata, perché secondo me meritavamo molto di più. Sì, quando sono entrata in campo ho cercato di dare tutto e fare quello che mi ha chiesto il mister, pur entrando punto ho aiutato molto, ho cercato di aiutare a centrocampo, infatti anche quando siamo andati sotto non ci siamo disuniti e abbiamo rischiato anche di passare in vantaggio perché abbiamo avuto due occasioni importanti, peccato complice un po' di sfortuna, però vediamo, guardiamo bene a Brescia, anche se sappiamo che è una partita difficile, cercheremo di dare il massimo anche solo per migliorare come gruppo, migliorare, avere più esperienza. È stata una partita molto positiva, finalmente stiamo riuscendo a essere un vero gruppo e questo sarà quello che ci farà crescere sempre di più. Il Torino quest'oggi si è presentato a Pordenone con la rosa completo, infortunate comprese, parla a nome loro Eleonora Rosso, com'è stato vedere la partita da fuori? È stata una bellissima partita ed è stato anche molto piacevole sentire gli osservatori del Pordenone dire che rispetto alla partita contro il Tavagnacco hanno visto un Torino con idee più chiare, un Torino con un gioco molto più bello e un Torino con un gruppo più unito e più forte. Ecco, adesso ci aspetta la partita di Brescia, dal campo sono uscite alcune ragazze in lacrime per il risultato sfuggito, diciamo, nei minuti finali, però bisogna ripartire da quelle occasioni, da quella reazione che si è avuta dopo il 2-1 del Pordenone con il Torino che ha continuato a fare gioco, una reazione lucida ed è andato più volte vicino al pareggio. Allora, noi sappiamo innanzitutto benissimo che la partita contro il Brescia sarà difficile, sarà dura, dovremo lottare fino alla fine come abbiamo fatto oggi, cercando comunque di creare proprio quelle occasioni che ci porteranno almeno a segnare qualche gol, comunque pur sapendo che non sarà una partita facile.